again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentrovati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, il governo cerca una difficile pace con la Commissione. L'Italia nel mirino della nuova Lega Anseatica. Intesa San Paolo, utile sopra i 3 miliardi. La volatilità non ferma Banca Generali. Fineco Bank, un'altra trimestrale da incorniciare. Forbes, il nuovo volto dell'online. Si apre un piccolo spiraglio di conciliazione tra Italia ed Eurogruppo in merito alla manovra di bilancio. Il commissario agli affari europei, Pierre Moscovici, starebbe lavorando assieme al ministro italiano dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, per un compromesso da raggiungere entro martedì prossimo, evitando possibili procedure. Anche per questo i due si sono incontrati con qualche ora di anticipo sulla riunione dell'Eurogruppo. Il dialogo deve continuare, ha dichiarato Moscovici al termine del bilaterale, lasciando intendere di aver strappato all'interlocutore quantomeno una promessa. Sono persuaso che abbia capito che l'Italia debba restare in un quadro di regole, ha concluso il commissario. La nuova Lega Anseatica prepara il braccio di ferro con l'Italia. Olanda, Danimarca, Finlandia, Svezia, Irlanda e Repubbliche Baltiche potrebbero rappresentare dei veri e propri ostacoli sulla via della riconciliazione con Bruxelles. La visione della riforma dell'Eurozona, contenuta in una lettera firmata a marzo, è intransigente e poco si concilia con le aspettative italiane. Capitanata dal premier olandese Mark Rutte, l'alleanza punta a un ruolo rafforzato del Fondo Salva Stati. Nel caso di mancate garanzie per rimborso dei crediti, potrebbe essere chiesta una misura migliorativa da sostenibilità del debito, comprese procedure semplificate e accelerate per la ristrutturazione. Insomma, un vero e proprio monito per il bel paese. Intesa San Paolo ha chiuso i primi 9 mesi del 2018 con risultati in linea rispetto agli obiettivi del piano industriale 2018-2021. Per la banca guidata dalla D. Carlo Messina, l'utile netto è stato pari circa 3 miliardi di euro, 3,4 se si include la plusvalenza netta derivante dalla partnership con Intrum, da contabilizzare entro l'anno. Si conferma poi elevata la patrimonializzazione, largamente superiore ai requisiti normativi anche nello scenario avverso dello stress test. I risultati dei primi 9 mesi del 2018 riflettono la redditività sostenibile del gruppo, derivante dalla solidità della base patrimoniale, dalla posizione di liquidità e dal modello di business resiliente e diversificato, afferma in una nota il management della società. La volatilità dei mercati non spaventa Banca Generali. Per la società utili e masse con il segno più nei primi 9 mesi dell'anno. Secondo una nota dell'istituto guidato da Gian Maria Mossa, le masse gestite e amministrate per conto della clientela sono salite del 9% a 58,5 miliardi di euro negli ultimi 12 mesi, mentre i nuovi flussi netti si sono attestati a 4,1 miliardi di euro nei 9 mesi. Nel periodo sono state poi create le premesse per un ulteriore slancio allo sviluppo con iniziative per linee esterne. Una di queste potrebbe derivare dalla recente offerta vincolante per l'acquisizione del gruppo Next Partners, presentata a fine ottobre. Una volta consolidata, l'operazione proietterebbe le masse complessive a ridosso dei 60 miliardi di euro. Fineco ha archiviato i primi 9 mesi dell'esercizio 2018 con ricavi per 464 milioni di euro, in aumento del 7,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A contribuire al risultato della società guidata dalla DIE direttore generale Alessandro Foti è stata soprattutto l'area investing, con management fee in crescita del 12,6%. Merito, spiegano dall'istituto, del continuo miglioramento dell'asset mix e della produttività della rete. I total financial assets per consulente finanziario sono aumentati
risultati del 9,4% anno su anno e prosegue il forte posizionamento nel segmento private, con patrimonio in crescita a 27,5 miliardi di euro, cioè del 9,7% anno su anno. Blue Financial Communications, società quotata all'AIM ed editrice dei mensili Forbes, Blue Rating Private ed Asset Class, ha lanciato la nuova release del sito internet di Forbes, pilastro fondamentale dell'ecosistema dello storico brand americano insieme a magazine ed eventi. Il nuovo rilascio della piattaforma di Forbes.it, diretta sempre da Marco Ballassina, ha la missione di portare l'utente al centro della business community globale. Insieme alla ricca copertura editoriale sui temi core, spazio anche gli speciali tematici di sapore lifestyle come cars, travel, watch e yacht. Finanzaoperativa.com ci presenta anche quest'oggi il consiglio del giorno con Leonardo al centro dello stesso. Outperform per Mediobanca con target al 14 euro, dopo l'apertura mattinata a 9,6 euro. Gli analisti sono chiaramente ottimisti in vista della trimestrale in calendario l'8 novembre. Eccoci infine alla migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti, retail, disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica un prodotto di casa BNP, mentre ultima posizione per Allianz. Qui da Blue Rating News abbiamo concluso anche oggi la nostra carrellata. Un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio.